Cari fratelli e sorelle, la solennità della Pentecoste che oggi celebriamo conclude il tempo liturgico di Pasqua. In effetti, il mistero pasquale, la passione, morte e risurrezione di Cristo e la sua ascensione al cielo trova il suo compimento nella potente effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti insieme con Maria, la Madre del Signore, e gli altri discepoli. Fu il battesimo della Chiesa, battesimo nello Spirito Santo. Come narrano gli Atti degli Apostoli, al mattino della festa di Pentecoste, un fragore come di vento investì il cenacolo e su ciascuno dei discepoli scesero lingue come di fuoco. San Gregorio Magno commenta: oggi lo Spirito Santo è sceso con suono improvviso sui discepoli e ha mutato le menti di esseri carnali all'interno del suo amore, e mentre apparvero all'esterno lingue di fuoco, all'interno i cuori divennero fiammeggianti, poiché accogliendo Dio nella visione del fuoco soavemente arsero per amore. La voce di Dio divinizza il linguaggio umano degli apostoli, i quali diventano capaci di proclamare in modo polifonico l'unico verbo di Dio. Il soffio dello Spirito Santo riempie l'universo, genera la fede, trascina la verità, predispone l'unità tra i popoli. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua delle grandi opere di Dio. Il beato Antonio Rosmini spiega che nel dì della Pentecoste dei cristiani il Dio promulgò sua legge di carità scrivendola per mezzo dello Spirito Santo non sulle tavole di pietra ma nel cuore degli apostoli, e per mezzo degli apostoli comunicandola poi a tutta la Chiesa. Lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, come recitiamo nel Credo, è congiunto al Padre per mezzo del Figlio e completa la rivelazione della Santissima Trinità. Proviene da Dio come soffio della sua bocca e ha il potere di santificare, abolire le divisioni, dissolvere la confusione dovuta al peccato. Egli, incorporeo e immateriale, elargisce i beni divini, sostiene gli esseri viventi perché agiscano in conformità al bene. Come luce intelligibile dà significato alla preghiera, dà vigore alla missione evangelizzatrice, fa ardere i cuori di chi ascolta il lieto messaggio, ispira l'arte cristiano e la melodia liturgica. Cari amici, lo Spirito Santo che crea in noi la fede nel momento del nostro battesimo ci permette di vivere quali figli di Dio, coscienti e consenzienti, secondo l'immagine del Figlio unigenito. Anche il potere di remettere i peccati è dono dello Spirito Santo. Infatti, apparendo agli Apostoli la sera di Pasqua, Gesù alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Alla Vergine Maria, tempio dello Spirito Santo, affidiamo la Chiesa, perché viva sempre di Gesù Cristo, della sua parola, dei suoi comandamenti e sotto l'azione perenne dello Spirito Paraclito, annunci a tutti che Gesù è Signore. Regina Cieli Letare, alleluia!
via quem eruisti portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Qui resurrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Dominus Iesu Christi mundum electificare dignatus es, presta quesmus, ut per eos genitricem Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in profitilibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di ricordare che domani a Dresda in Germania sarà proclamato beato Alois Andritzky, sacerdote martire, ucciso dai nazionalsocialisti nel 1943 all'età di 28 anni. Lodiamo il Signore per questo eroico testimone della fede che si aggiunge alla schiera di quanti hanno dato la vita nel nome di Cristo nei campi di concentramento. Vorrei affidare alla loro intercessione, oggi che è Pentecoste, la causa della pace nel mondo. Possa lo Spirito Santo ispirare coraggiosi propositi di pace e sostenere l'impegno di portarli avanti, affinché il dialogo prevalga sulle armi e il rispetto della dignità dell'uomo superi gli interessi di parte. Lo Spirito, che è vincolo di comunione, raddrizzi i cuori deviati dall'egoismo e aiuti la famiglia umana a riscoprire e custodire con vigilanza la sua fondamentale unità. Dopodomani, 14 giugno, ricorre la giornata mondiale dei donatori di sangue. Milioni di persone che contribuiscono in modo silenzioso ad aiutare i fratelli in difficoltà. A tutti i donatori rivolgo un cordiale saluto, invito i giovani a seguire il loro esempio. C'è per la francophone, la fête de la Pentecôte nous rappelle chaque année que l'Esprit Saint est à l'œuvre en nous pour faire de nous des fils de Dieu. Puissons-nous écouter sa voix et demandons-lui d'éclairer nos choix, comme les apôtres, en témoins zélés et infatigables de l'amour de Dieu, appelons avec détermination les autres à vivre le Christ. Je vous invite à prier pour les jeunes qui entendent cet appel, particulièrement pour ceux qui vont recevoir le sacrement de la confirmation, et pour les séminaristes qui vont être ordonnés prêtres. Que la Vierge Marie, temple de l'Esprit-Saint, marche avec nous. And for a warm welcome to the English-speaking visitors, gathered for this Regina Caeli prayer. A particular greeting goes to the group of Frenchers from the United States. On this Pentecost Sunday, we celebrate the outpouring of the Holy Spirit upon the Church. Let us pray that we may be confirmed in the grace of our baptism and share even more actively in the Church's mission
of proclaiming the good news of our salvation in Jesus Christ. Upon you and your families, I accordingly invoke the Holy Spirit's gifts of wisdom, joy, and peace. Einen frohen Pfingstgruß richte ich an die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Und heute besonders an die Teilnehmer der Parade mit den Rossern und Musikkapellen aus Bayern und Österreich. Herzlichen Dank für die schöne Musik, die Sie uns geschenkt haben und schenken wollen. Wenn morgen vergelt's Gott, wenn morgen in Dresden, alles an Rizki-Selig gesprochen wird, lenkt die Kirche unseren Blick auf einen jungen Priester, in dem das Wirken des Heiligen Geistes kraftvoll aufleuchtet. Er hat sich dem Druck der nationalsozialistischen Machthaber nicht gebeugt, sondern war selbst in den Qualen des Konzentrationslagers Dachau für seine Mitgefangenen und Verwandten Quelle des Glaubens und der Freude, belebt und erfüllt vom unwandelbaren Trost des Heiligen Geistes, schrieb er aus dem KZ, freut euch mit mir. Diese tiefe und wahre Freude, die nur der Heilige Geist schenkt und die niemand uns nehmen kann, wünsche ich euch allen. Saluto con affetto alles peregrinos de lengua española. Che participan en esta oración mariana, en particular a los fieles de la parroquia de Maral de Calatrava y al grupo de oficiales de la Escuela Militar de Colombia. Celebramos hoy, 50 días después de la Pascua, la solemnidad de Pentecostés, en la que la liturgia revive el inicio de la misión apostólica a todos los pueblos. Invito a todos a perseverar junto con María, Madre de la Iglesia, en ferviente oración y a poner al servicio de toda la humanidad los diversos dones y carismas que el Espíritu Santo nos ha concedido para continuar así anunciando la buena nueva de la resurrección de Cristo. Muchas gracias, feliz domingo. Le popo straulem romaris baucozu u sloveni. Nae sviti duch vodi u sa vasha pota e naibus vami moi blagoslov. So sitza po straulem slovenskih, putnikov osobitne, s Bratislavia okolja. Brate a sesti slavimi sviatok soslania ducha svetiho na apostolov. Povzbudzujem vás, aby ste boli stále vniami na pôsobenie Ducha Svätého. S láskou všechnám vás i vašich drahých vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus. Serdecky vo sovieni keruje to Polákov. Vúro čistoš pienščen šnoci čítnice apostol Pavel Pšimón. Připomíná nám, že nik nemôže poviečeť bez pomoci Ducha Švientego. Pánem jest Jezus. Čenkujeme viens Bogu za dar Ducha Švientego, ktorý ustalňa nás veri z mŕtvych stavego i pozvala učestničiť vo vocach Jego zbavčego čeva.
Świętym od Ducha Pocieciciela, niech stale wam towarzyszy. E rivolgo un saluto cordiale ai giornalisti e relatori riuniti a Pistoia per il Forum dell'Informazione Cattolica per la salvaguardia del creato, organizzato dall'Associazione Green Accord sul tema lo spazio comune dell'uomo nel creato. Ai giornalisti impegnati per la tutela dell'ambiente va il mio incoraggiamento. E saluto infine con affetto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare i giovani di Caprino Veronese, i ragazzi di Casaleone che hanno ricevuto la cresima. Saluto quanti hanno partecipato agli incontri promossi dal Movimento dell'Amore Familiare sulla preghiera del Padre Nostro e le radici cristiane della famiglia e della società. Saluto i soci del Club Passione Rossa Italia. A tutti auguro una buona festa, una buona domenica, una buona settimana. Grazie. Buona festa di Pentecoste.